stiamo per fare un video con la Sabri. Non si nota, le mie apparecchiature fantastiche tutte professionali. Quella loro. Mioni. Io con i piedi. Cioè, neanche per me metto a registrare così, Cioè? Tutto insieme! Aia! Si è mossa sulla sedia. Oh wow, era per questa telecamera, eh? Oh wow! Ciao Tozzoni, cioè, questo... un po' di enfasi. No, da me è un tono calmo. Grazie. Ciao Tozzoni! E benvenuti in questo nuovo video! Ciao Tozzoni, questo è Electric. Siamo qui riuniti in una nuova puntata, un disegno un minuto. Ho un minuto per disegnare qualcosa? Anche di meno, perché il video in cui abbiamo disegnato prima si è andata male, quindi... Cosa? Sul mio canale vedrete un minuto 10 minuti, perché ho bisogno dei miei tempi. Personaggi di Toy Story oggi. Buzz. Toy Story Edition. Ah, no, neanche le immagini ci servono perché abbiamo pupazzi. Quindi... Aspettate un secondo. Sono Buzz Lightyear. E vengo in pace. No, veramente, ma un minuto calcolato. Sì. Quindi devo segnare piccolo perché... Ciancia le bande e iniziamo subito. Tra 3, 2... Aspetta, non c'ho l'idea, amore, dammi la mano. C'è il pupazzo lì, guarda. Sì, ma il pupazzo è meccanico, non balocco per bambini. Sono Buzz Lightyear e disegno in pace. No, non disegno in pace. Pronti 3, 2, 1, tutto il tempo, via. Quindi, non puoi copiare. Non sto copiando. Io vedo inizio dalla cupola. Il mio Buzz sta tipo guardando da un lato, come questo. Non mi copiare. Non sto copiando per niente. E... questi sono gli effetti sonori, Va benissimo, li lascio e li amplifico. Io li amplificherei al massimo con il grattato. Amore, mi stai disturbando. Dice, non ti sto toccando. Ho capito. Sì, ma che problemi ha le braccia del tuo peo? Oh, è un minuto. Anch'io ho difficoltà in un minuto. Che cazzo è una ballerina? Il mio Buzz sta disegnando anche lui. Beh, oddio, non avevo visto ancora come il mio. Amore, tu devi sostenermi, fai un balletto per sostenermi. Un balletto. Ok. La backcam. Finito il tempo. Presto. E ci siamo. Abbiamo un bellissimo Buzz Lightyear. Però io sono convinta che se i fan non avessero saputo che fosse Buzz Lightyear ci sarebbero arrivati. L'importante è quello. Amore, ma sembra almeno dare l'idea. Un gioco sessuale. Un tuo. Quello che tiene in mano. Quello di più non ha le gambe. Però infatti tu non hai le gambe. Hai fatto il foglio per. Hai capito, solo perché non avevi le gambe da disegnare. Volete mettere. Allora, la missione di oggi era disegnare le gambe di Buzz Lightyear. Chi vince? Ma a sto punto preferivano non avere le gambe che averle così, amore. Io direi nuovo foglio, nuovo disegno. E non abbiamo detto chi vince, scusa. Chi vince, Sasha? Guardali bene. Allora, devo essere sincero, lo sai che io fosse per me farei vincere tutti tranne lei. Ma almeno le gambe il suo. Quindi sì! No, non ho detto che hai vinto, ho detto che avresti pareggiato. Perché quello di Pe è più bello. Ma non ha le gambe. Il tuo almeno ha le gambe. Quindi è pari. No, per il tuo è un aborto. Quindi siamo pari. Tranquillo, siamo pari, Siamo pari, solo per pari. Solo per ora. Dove segniamo il punteggio? Lo tiene Sasha il punteggio. Non scordate. Adesso Woody. Woody, vai, trova l'immagine di Woody. A meno che non abbia un pupazzo anche suo. Sì, in realtà sì, è dietro di te. Ce l'ho. E per cogliere di sorpresa, fra 3, 2, 1, via! Non è partito, non è partito. È partito. Già sei avvantaggiata, via. Mamma mia, non mi è mai uscita una testa così bella. Allora, secondo me vince più perché non ci sono le gambe in quell'immagine. No, allora, bisogna farle queste gambe oppure no? No, devi fare l'immagine. Non c'è la gamba, proprio l'immagine. Ma io sarei un po' più fantasioso del tipo che il mio Woody ha gli occhiali da sole. Esatto. Amore, ricordati. Beh, però amore, se gli occhiali da sole li fa bene. No, non c'è detto. Può darsi che, cioè, è andato. Sembra più Johnny Bravo. Amore, il mio sembra trova Wally. Poi un bellissimo cappello, bellissimo per lui perché magari. E per noi è un po' uno schifo, in realtà. Sì, in effetti sì. Però soggettiva la cosa, il cappello. Ma che raga, mancano 14 secondi, eh. Sì. Qui ha il coso. Le braccia non esistono. 7 secondi. 4 secondi. Ma non è per mettere pressione, un secondo. No, non è per mettere pressione. Stop, io ce l'ho! Fatto. Ma che cazzo l'hai fatta? Perché la stella di Davide? Perché sennò mi... La stella da sceriffo, lei non ce l'ha. Scusate, ma il cowboy, la cosa più importante cos'è?
La stella da sceriffo. Sì, dov'è siamo, la tua però stella? Siamo nel 2017 e si mette gli occhiali. Vedi sta roba! Però... comunque i fan avrebbero riconosciuto Woody. Un Woody ebreo questo. È un Woody ebreo? Qualcuno ha detto che non poteva essere ebreo Woody? È la moda? No, il mio è un Woody gay. Il tuo è Johnny bravo. Un Woody bravo. Facciamo che questo lo votano nei commenti. No, no, Tasha. Fammi vedere. Nei commenti avrei vinto io. Fammi vedere. Lei gioca sempre sul favoritismo dei fan che la voteranno sicuramente. Scusa, è palesemente. Ma è palesemente più bello il mio. Amore, il mio è questo. Allora, non è vero. Allora, Allora, il tuo problema, amore, sono sempre le gambe e le braccia, nel senso. Non capisco perché. Non vai. Qua, allora, intanto qua manca un braccio al tuo. No, è qua. Quindi c'è un punto in più. No, è qua. Non è un braccio. No, ma tu gli hai fatto lo swatch, gli hai fatto l'orologio. No, è la bandana. Al braccio. Ho deciso dopo che era un braccio. Allora, io guarderei anche il dettaglio della cosa al collo, legata al collo, Ce l'ho anch'io, è qua. Ma cos'è quell'affare lì? Una zampa di gallina morta? No, è una bandana. Qua le gambe non c'erano, quindi non gli si può andare. Non fare niente le tue tette, ha vinto Peo. Anch'io ve lo faccio vedere. Non capisco come abbia fatto a vincere Vinco Peo. Vinco anche senza le tette. La backcam. Che schifo, scoraggiato. Siamo pronti, un minuto. Prossimo personaggio. Ah, l'alieno. Alieni venuti da fuori, devi fare wow. Pazzissimo, un alieno a tre occhi con la bocca wow. Ce l'ho. Ce l'hai? Sì. Quindi sei già pronta, sei pronta. Assolutamente subito. Sì. Fai vedere com'è il pirulo, ok. 3, 2, 1. Vai. No, non l'ho detto, hai già fatto un tratto di troppo. Non è meno vero. Un punto per sé. Dai. Via. Quindi testa ampiamente uguale, sembra. Ma se questo dovesse avere un occhiale da sole? Non ce l'ha l'occhiale da sole. Se dovesse avere un occhiale da sole? Sì. Sarebbe triplo, solo per la sua razza. Ti avviso che questo mi sta venendo bene. Devo avere paura? No, no. Sono seria, questo mi sta venendo benissimo. Allora, il mio è uno serio, non vuole assomigliare alla massa. Ok. Okay? Quindi ha deciso di andare a cercare lavoro. Dove? Come un vero adulto. Vuole fare l'impiegato un po', semplicemente avere uno stipendio sicuro e portarli a casa, guardare la TV e fare zapping tutta la sera. Dai, ma l'hai fatto gentiluomo. Rompi. Ed è finito il tempo. Cavolo, tu hai fatto anche il simbolo di Pizza Planet. Esatto, io ho fatto il simbolo del Pizza Planet. Però il mio non poteva perché non lavora più a Pizza Planet il mio, ok? Il ma mio... noi abbiamo detto che doveva essere un alieno realistico. Il mio ti sta anche mandando a fanculo. Con tutte e due le mani? Sì, perché... Però di nascosto in modo subdolo, non esatto, è esatto. Quindi io darei un ottimo pareggio. Nel senso che guardate... Che mi pizzicano. Guardate, direi che... Vabbè, tutti e due sono ultra riconoscibili comunque. Secondo loro. Adesso dai, ti permetto. Allora, facciamo così, esatto. Tieni in mano i tuoi disegni. Io tengo in mano i miei. Ti sei preso uno mio. Va bene. Chi vince questa sfida? Sabri con un fantastico Woody, Buzz e un alieno con dei problemi? Oppure Peo con questi esseri, sti cosi. Sti cosini. Si possono chiamare disegni. Io fossi in voi, non date il punto a me perché, cioè, perché solo perché mi volete bene. Giudicate proprio il vero. Io ho installato un meccanismo nella mano. Che c'è una manovella. Ah, quello del mio alieno. Anche lui è nato così, Vabbè, quindi votate qui sotto nei commenti. Non il vostro preferito, bensì quello che ha disegnato meglio. Basta. Allora, rimessa in tasca? Perché poi avremo un secondo episodio. Un quinto. Una stagione intera. Dove noi. Cinque stagioni già sono pronte. A un tema vostro che sceglierete, ci andremo a risfidare. Chiaro? Quindi commentate qui sotto con un cazzo. Però sempre un cartone animato, ok? Non persone reali, cose difficili. Per lei solo cartoni, ok? Quindi tipo Attacco dei Giganti va benissimo. Robe complesse come Death Note anche. La mela la so disegnare. Anche sui cartoni caschi male, stai attento. Comunque, se vi è piaciuto questo video, mostrate un po' di amore al ciao zuzzerelloni, lasciatela stare, hai i suoi problemi. Un po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su. Ricordatevi di iscrivervi, c'è un pulsante nuovo grosso quanto una casa che basta che schiacci. Davvero? Sembrerebbe. Ah e se già se c'è scritto iscritto, state a posto. È giusto? È chiaro? Ok, non entrate in paranoia. E la campanellina? No, li lascio liberi di non essere spammati. Attivate la campanellina, ascoltate me. Ascoltatele. E questo è Electric. No, com'era? Vabbè, quello. No, le mie apparecchiature fantastiche, tutte professionali.